C'è un mistero obiettivo che si aggira fra i trader, perché lo spread trading, cioè dire comprare un titolo e venderne short un altro contemporaneamente, ovviamente scegliendoli con una certa, scegliendoli seguendo dei protocolli che possano avere successo. Queste coppie di titoli costruiscono un portafoglio che in questo caso qua, ad esempio, in questo portafoglio che ha ereditato, che ha proseguito, diciamo, un portafoglio che si chiamava Capitale Minimo, che si occupava di opzioni e che adesso, diciamo, è diventato principalmente adesso si occupa di spread trading perché risponde ai criteri dell'investire poco, no? E possibilmente guadagnare tanto. E questo portafoglio risponde esattamente a questi criteri, perché in questo momento su 101 giorni rende il 31%. Con le borse che hanno preso delle legnate, perlomeno quelle americane hanno preso delle legnate di oltre il 20%, e questo guadagna invece il 31%. Dicevo, il mistero che si aggira fra i trader è perché è così poco popolare. Fra l'altro è semplice, no? Nel senso che una volta la parte difficile è la parte di individuazione dei titoli, però una volta che i titoli sono individuati, poi uno si compra, l'altro si vende short e poi vanno per i fatti loro, con i loro stop loss vanno per i fatti loro, non c'è bisogno di altri interventi, sono due titoli che abbiamo in portafoglio come tanti altri. Rendimento 31% su 101 giorni, che annualizzato fa il 100, 100, quasi il 112% base annuo. Perché non viene adoperato questa tecnica? Mistero. È uno dei misteri che circondano il mondo dei traders, degli appassionati, eccetera. Allora, questa settimana aggiungiamo una coppia al nostro portafoglio e la coppia è